quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e t'abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già al presente 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi i primi». Carissimi, salvati dall'amore, cantiamo un canto nuovo. Questo è il riassunto della liturgia della parola di oggi. Il Vangelo di Marco ci ricorda un aspetto molto importante da non dimenticare mai nella nostra vita di cristiani: la croce e la gloria. Colui che voglia seguire il Cristo deve ineluttabilmente passare per la croce. Gesù ce lo ricorda con queste parole: «Non c'è nessuno che non abbia lasciato tutto per me, che non riceva al presente 100 volte tanto in case, fratelli e campi, insieme a persecuzione e nel futuro la vita eterna». Che belle parole! Quanto difficile da comprendere da parte nostra. Perché? Perché ci sembra di sentire la metà del Vangelo, quella conveniente, cioè quella che dice che colui che segue Cristo già gode 100 volte di tante cose. L'altra parte però ce la dimentichiamo come per coincidenza. E invece è la più importante. Guardiamo a destra, a sinistra e ci troviamo con degli amici malati, con situazioni difficoltose, con angustie, penurie economiche, matrimoni in difficoltà, genitori angosciati a causa della vita dei loro figli e tantissime altre situazioni che non sto qui a dirvele perché ognuno già sa qual è la sua. Di solito chiediamo agli altri preghiera, pensando che dietro a quelle suppliche ci verrà la soluzione ai nostri problemi, la soluzione fisica, voglio dire. Invece la croce, le persecuzioni di cui parla il Vangelo di oggi, fanno parte integrante della vita del cristiano. Anzi, nei problemi e nelle difficoltà più dure, il figlio vero di Dio vede un'opportunità per rimanere fedele per amore a tanto amore. È un pago di amore che noi offriamo a Dio. Nella sofferenza noi incontriamo Cristo che ci muove ad amarlo in situazioni concrete. Oggi il Carmelo Teresiano gioisce perché è la memoria liturgica della Beata Elia di San Clemente, Carmelitana Scalza di Bari. Una donna piena di Dio che possiamo pregare perché ci aiuti ad essere più semplici e più fedeli nella croce. Viviamo questa giornata con un suo pensiero che rivela la profondità dell'anima semplice di Elia, che è e che ci insegna ad amare quello che il Signore ci dà ogni giorno. Diceva Elia, bisogna saper fiorire là dove il Signore ci ha segnato.